L'ex giocatore dell'Inter Antonio Manicone, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport prima della sfida degli ottavi di finale dell'Italia, ha parlato anche di Dan Doje, giocatore che conosce bene e con cui ha lavorato per anni alla Federcalcio svizzera. Manicone ha sottolineato le qualità di Doje affermando: «Ha un grande futuro. L'Inter fa bene a corteggiarlo. Gioca con un tridente difficilissimo da segnare. Detto questo, dipende tutto dagli azzurri». Antonio Manicone, che ha avuto una solida carriera da giocatore e ora da allenatore, conosce profondamente il calcio svizzero e quindi la sua opinione su Dan Doje ha un peso significativo. Doje, emerso come un giovane talento promettente, ha attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui l'Inter. La sua capacità di operare in un tridente offensivo, mostrando versatilità e adattabilità, lo rende un obiettivo desiderabile per molte squadre che cercano di rafforzarsi i loro attacchi. La carriera di Doje alla Federcalcio svizzera è stata caratterizzata da uno sviluppo costante e impressionante. Fin dal suo debutto ha dimostrato un potenziale eccezionale, unendo velocità, tecnica e notevole intelligenza tattica. Queste caratteristiche sono fondamentali per un giocatore che intende distinguersi in campionati competitivi come la Serie A italiana. Manicone, dopo aver osservato da vicino i suoi progressi, crede fermamente che Doje possa diventare un giocatore chiave in qualsiasi squadra che porti la sua firma. Il legame tra Antonio Manicone e Dan Doje nasce da anni di collaborazione presso la Federcalcio svizzera. Manicone, come parte del team di allenatori, ha avuto l'opportunità di modellare e guidare Doje, aiutandolo ad affinare le sue capacità e a comprendere meglio il gioco. Questa stretta relazione consente a Manicone di fornire una valutazione dettagliata e accurata delle capacità e del potenziale futuro di Doje. Secondo Manicone, l'interesse dell'Inter per Doje è del tutto giustificato, considerando l'impatto che potrebbe avere sul club. L'Inter, nota per la sua costante ricerca di nuovi talenti che possano aggiungere valore alla squadra, vede Dan Doje come un'occasione d'oro. La capacità di Doje di giocare in diverse posizioni offensive lo rende un'aggiunta preziosa alla squadra. Inoltre, la sua giovinezza significa che ha ancora molto spazio per crescere ed evolversi come giocatore, qualcosa che l'Inter è ben posizionata per facilitare dato il suo track record nello sviluppo di giovani talenti. Manicone ha anche ricordato che il successo di Doje in un club come l'Inter dipenderà anche dagli azzurri. L'inserimento di un giovane straniero in un campionato competitivo come quello italiano richiede supporto e adattamento, sia da parte del giocatore che della squadra. Se l'Inter riesce a fornire a Doje l'ambiente giusto per prosperare, ha il potenziale per diventare uno dei migliori attaccanti della squadra. E tu, tifoso dell'Inter, cosa pensi di Dan Doje? Pensi che sarebbe una buona aggiunta alla nostra squadra? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per altre novità sull'Inter.